Questo è il carnet che abbiamo utilizzato per poter affrontare questo percorso, questo cammino itinerante all'interno del Ducato di Parma e Piacenza. Ho colto l'occasione per pensare a questo percorso come a un piccolo percorso anche di vita, di esperienza vissuta, personale soprattutto. E il tutto sorto da questo primo ingresso all'interno del primo castello che abbiamo visitato, che per me ha rappresentato proprio l'inizio di un'esperienza a tutti gli effetti, cioè l'idea di aprire un portone partendo dal presupposto del proverbio chiuso un portone, una porta si apre un portone e quant'altro, e ho preso e ho colto l'idea del percorso all'interno dei castelli, all'interno delle varie porte d'ingresso, delle varie arcate che mi sono ritrovato ad incrociare durante il cammino come piccole parentesi di quell'esperienza di vita. Il tutto accompagnato anche a delle frasi, dei pensieri che in quel momento mi sono nate e sorti in maniera un po' estemporanea, e per poi chiudere l'intero percorso con un'altra piccola coincidenza nata da questo incontro con questa guida nell'ultimo castello, che ci ha mostrato questa chiave che chiudeva questo baule segreto con questo ingranaggio, con questo meccanismo bellissimo che non avevo mai visto se non all'interno di un piccolo orologio, e vedere all'interno di questo baule con questa intera parete piena di meccanismi molto steampunk, l'idea di, almeno di riprendere la chiave era per me fondamentale, soprattutto per indicare appunto l'idea della chiusura di questo cammino per poter poi chiuderlo e tenerlo nell'archivio dei ricordi, delle esperienze vissute.